Nel corso dell'estate le strade capitoline della grande viabilità saranno interessate da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale al fine di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Il piano di interventi, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro dell'amministrazione comunale, è stato illustrato dall'assessore capitolino ai lavori pubblici Fabrizio Ghera, che ha effettuato un sopralluogo a Porta Pia, dove sono state ridisegnate le strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con Via Nomentana. Il piano di rifacimento della segnaletica orizzontale è iniziato già da alcune settimane e proseguirà nei prossimi mesi fino a coprire tutti i municipi. Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori nei municipi 4 e 5 e in corso gli interventi nei municipi 6, 7 e 8 e stanno per partire i lavori nei municipi 2 e 3. Finora ha detto che era l'amministrazione comunale non aveva mai stanziato una cifra tanto consistente. In realtà sono alcune settimane che è partito l'intervento, appunto la beatificazione del 1° maggio, gli interventi inizialmente sono stati quindi nell'area tra il 1° e il 17° municipio, stanno adesso continuando in 4° e 5° municipio, 2° e 3°, 6° e 7° e 8°, e mano a mano raggiungeranno tutta la grande viabilità del Comune di Roma, quindi le strade principali avranno un intervento che non c'è mai stato in precedenza, perché il Comune di Roma ha investito circa 2 milioni e mezzo di euro per la possibilità di intervenire sulle strisce pedonali, e credo che sia importante appunto per dare un significato alle associazioni che si occupano della sicurezza stradale, perché ci sia un intervento di investimento così importante che non c'era mai stato prima. Tra i presenti anche il Presidente della Commissione Mobilità Roberto Cantiani, che ha tenuto a sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale. Oggi inizia la seconda fase degli interventi sulla segnaletica orizzontale, quella che ci ha visto un impegno importante per il 1° maggio nel 1° e il 17° municipio, e oggi continuiamo nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° municipio con uno stanziamento pari a 2 milioni e mezzo d'euro, volto a mettere in sicurezza per prima i punti di maggior rischio dove c'è stata una casistica incidentale negli ultimi anni, e poi anche tutti gli incroci a raso che sono presenti su questi municipi. È una prima fase dell'intenzione dell'amministrazione comunale, finito questo primo stanziamento che voglio sottolineare il primo di questo genere per l'amministrazione capitolina, andremo avanti negli altri municipi fino ad andare a coprire tutta Roma per la messa in sicurezza dell'incrocio a raso.